Vai. Buonasera a tutti, siamo qui a Formello per presentare il libro scritto da Orazio Ferniano con Giorgio Vitali, che si intitola Arma Letale, ovvero la cambiale sociale. Tra i relatori è venuto anche Maurizio Cerchiara, che parlerà di alcuni aspetti sempre dal punto di vista giuridico della cambiale sociale. Poi insomma è diretto un argomento preciso. Sì. Bene, allora passo la parola a Orazio, che ha già pronto i suoi fogli, che c'è già un programma bello ampio che vuole distrarsi. Brevemente, salve a tutti. Allora, buonasera e soprattutto a chi vedrà poi il video successivamente. Dunque, abbiamo già avuto modo in questi momenti di attesa di avere uno scambio di opinioni, ma sul tema ci entriamo adesso perché ovviamente la cosa va ponderata seriamente. Premesso che la stragrande maggioranza della gente viene mantenuta in una ignoranza intenzionale dal regime attuale e da tutti i regimi di potere più o meno assoluti che si sono succeduti nel corso dei secoli in giro per il mondo. Allora, stavamo dicendo poco fa, come diciamo piccola digressione rispetto alla conferenza, che la necessità impellente di ciascun individuo è quella dell'istinto di sopravvivenza e dell'istinto di preminenza, soprattutto per quello che riguarda il sesso maschile, ovviamente. Per la parte femminile il discorso è un po' diverso, ma teniamoci sul generale. Allora, la cosa importante per non divagare troppo è da dire che sullo scenario di fondo vagolano incontrollati e non percepiti questi giochi di potere fra le varie fazioni che controllano questi due desideri innati a ciascun individuo. Delle armi non armate che si utilizza da sempre attraverso le sue varie modificazioni e metafore di ogni genere è la moneta sotto qualunque sua accezione. Va detto che moneta non a caso ha una semantica molto particolare. Si parla dell'attacco di Brenno e dell'episodio delle oche capitoline. Nel 390 a.C., sotto l'assedio di Brenno del Campidoglio, all'improvviso di notte le oche cominciano a starnazzare e qualcuno, non entriamo troppo nel dettaglio, a un certo punto si accorge della manovra di attacco proditorio da parte di Brenno e dei suoi, e a quel punto viene riscontrato l'intervento magico di Giunone nel tempio dove adesso c'è l'Araceli, dove allora c'era il tempio di Giunone Moneta, appunto chiamata così successivamente a questo fatto, perché praticamente aveva fatto da monitore, cioè aveva avvisato i romani che c'era un tentativo di attacco in corso e quindi hanno poi potuto prendere difese e quindi salvare la città dall'attacco. Dopodiché Brenno ha tolto le tende, insomma tralasciamo. Però è rimasto il nome Moneta a questo posto dove c'era questo tempio. Come mai la moneta si chiama Moneta? Perché lì, in questo stesso posto, e successivamente, è stata fondata la zecca di Roma, dove venivano coniate le monete, appunto. E appunto in onore di questo sacro luogo, perché la moneta ha anche un suo fondamento di sacralità, non ce lo scordiamo mai, appunto ha preso il nome di moneta. Ma facciamo un salto di 2400 anni e arriviamo a oggi. Allora, io sono convinto che se facciamo la domanda
diretta a ciascuno di voi su che cosa è la moneta, pochi sapranno dire qualche definizione. La maggior parte sicuramente dirà che è un mezzo di misura del valore, un mezzo di scambio, strumento di capitalizzazione della ricchezza. Quindi questo è il massimo che si riesce a ottenere in questa situazione. La cosa invece che va detta più importante di tutte è che la moneta nel corso dei millenni, perché Assurbanipal già aveva la sua bella banca centrale con i forzieri eccetera, e parliamo di 3 millenni avanti Cristo, e quindi è cosa vecchia, però la gestione è sempre stata tenuta in maniera sacrale. Non a caso appunto la moneta è stata, la zecca che produceva la moneta era all'interno del tempio di Giunone. Perché? Perché la gestivano i sacerdoti, come al solito. Non è che abbiamo parlato prima di Paolo, di Pio II. Pio II era anche banchiere, ma era Pio II perché era banchiere, perché se non fosse stato banchiere non sarebbe stato manco papa. Perché va detto che almeno un 30% dei papi era banchiere. O di famiglie di banchieri. Quindi, e questo vale per tutte le altre figure di grande spicco internazionale nel corso dei millenni. Ma la cosa importante appunto è da dire che la moneta ha comunque una sua funzione pratica, proprio contestuale, no? E cioè ha poi delle caratteristiche ben precise, e cioè non deve essere deperibile, deve essere disponibile, deve essere verificabile, cioè essere certi che ha quel tasso tenore di valore sia intrinseco che rappresentativo, e sia frazionabile, divisibile, trasportabile, perché esistevano monete, per esempio il tallero in epoca dell'area ionica, ma anche un po' più ampia, anche qua nel Tirreno e nel Mediterraneo in generale, aveva un peso, una moneta che arrivava anche a 34 kg di bronzo, quindi era un po' difficile da trasportare. Da cui il nome dollaro. Tallero, il dollaro. Non dimentichiamolo mai. E quindi io non leggo, ma prendo spunti da quello che sto, perché se dovessi leggere ovviamente con il ritardo che abbiamo avuto non riuscirei a fare tutto, a completare il discorso. Quindi la moneta ha una sua funzione in base a delle caratteristiche intrinseche. Questo è stato valido fin dall'inizio. Queste 4 caratteristiche che ho nominato adesso erano valide già 1700 anni avanti Cristo fino anche ad oggi, però nel corso dei millenni poi ha avuto tutta una serie di trasformazioni che adesso andremo a verificare. E quindi la metamorfosi successiva a quella del 1700 avanti Cristo più o meno è stata attorno al 1870, quando si sono cominciate a creare le prime banche commerciali. Va detto, e qui va fatto un riferimento importante, che attorno al 1797 sono state create in Svizzera ben 7 banche contemporaneamente, banche moderne, banche che servivano per finanziare le guerre napoleoniche. Banche di chi? Uno ti domanderebbe, no? Sempre le solite, l'abbiamo detto prima, e cioè i signori che fanno parte della filiera ebraica, tedesca, anglo-tedesca, e poi i cosiddetti banchieri, papi banchieri che abbiamo detto prima, ecco. Principalmente erano loro, ma c'era una terza forza che fa parte di quelle che abbiamo accennato prima nel prologo, non registrato, e che è una entità che è stata creata successivamente e che oggi è la più potente al mondo, abbiamo i riscontri a ogni momento, in ogni giorno, e cioè la casta, chiamiamola casta perché non è una vera e propria un vero
vero e proprio ordine, e cioè l'ordine dei Gesuiti. I Gesuiti erano stati fondati da Inigo de Loyola e poi da lì tutta una serie di successori fino ad arrivare a Francesco Saverio, che abbiamo già nominato in altre occasioni. Francesco Saverio, da cui ha preso il nome questo Papa Francesco I, non Francesco d'Assisi, ma Francesco Saverio. Francesco Saverio è stato il primo mondialista del nuovo ordine mondiale. È partito da una premessa, l'origine della Chiesa cristiana cattolica universale, che ha sempre voluto diventare universale e non c'è mai riuscita, e non ci riuscirà mai ovviamente, ma poi per una serie di passaggi teosofici e teologici, attraverso tutta una serie di mutamenti graduali nel corso dei secoli, insomma, è arrivata a imporre il proprio potere anche all'interno della stessa Chiesa, del Papato, anche andando a erodere il potere e sostituendosi al potere delle banche. Ecco perché poi il potere dei papi banchieri, perché poi ha creato queste sette banche in Svizzera. In Svizzera e negli Stati Uniti, per l'esattezza. Perché? Perché gli Stati Uniti hanno fin dall'inizio avuto una funzione che noi oggi vediamo bene. Gli Stati Uniti sono stati creati non per i quaccheri, i mormoni, i transfughi dalle persecuzioni o altro, anche per quello ovviamente, quella era l'immagine presentabile da dare al pubblico, però gli Stati Uniti sono stati creati per mille ragioni, perché è una cosa molto così grande, così immensa, ovviamente c'è tanti risvolti, tante motivazioni, tante premesse, no, di ogni genere, però una delle funzioni principali per cui gli Stati Uniti sono stati creati era perché dovevano creare uno Stato vergine per poi da lì far ripartire il nuovo ordine mondiale attraverso tutta una serie di operazioni che, come abbiamo visto, sono partite esteriorizzandosi a partire dalla guerra ispanico-americana del 1797-98. Prima ancora quella messicana, no, vabbè, ma lì era una questione di territorio, di conquista di territorio, era un po' diverso. Allora, per tornare quindi alla moneta, la moneta che cosa è? È una serie di elementi e di concetti contenuti in una sola parola. Ecco il problema della incomprensione e incomprensibilità del tema, perché in una sola parola sono compressi tutta una serie di concetti e di significati. È un involucro, un contenitore all'interno del quale c'è un'intera enciclopedia di termini, di concetti, un'intera enciclopedia. Ecco perché la gente rimane sconfortata, sconclusionata e esterrefatta di fronte a interpretazioni le più diverse del termine di moneta. Sono tutte vere queste interpretazioni, però sono sovraccaricate nel corso dei millenni da interpretazioni più o meno faziose o più o meno utilitaristiche a una fazione piuttosto che un'altra. Allora, per andare invece alla radice e cercare di portare un po' di chiarezza, sotto il profilo della praticità, della gestibilità pratica della moneta, occorre dire che, questa è una definizione un po' più precisa di tante che avete sentito, è una definizione mia che ho elaborato nel corso degli anni, quindi la moneta è la rappresentazione, era un titolo, oggi non è manco più un titolo, poi dopo lo vediamo, era un titolo, come abbiamo detto in altre occasioni. Il titolo che cosa è? Il titolo è la parte iniziale di quello che poi segue in uno scritto, in un qualcosa, no? Ma soprattutto il titolo a livello giuridico è qualcosa che documenta che tu hai, possiedi, controlli, detieni qualcosa di valore. Il titolo, per esempio, è un titolo di un contratto d'acquisto di un terreno, è un titolo, no? Che rappresenta esattamente in tutti i parametri la definizione dell'oggetto che è la realtà
la sostanza, il concreto valore e non il contratto. Il contratto non vale niente, no? E così la moneta. La moneta in sé prima aveva anche un valore intrinseco, non andiamo troppo a fondo perché sennò confondiamo ancora di più le acque. Parliamo di oggi. Oggi la moneta che cos'è? È un titolo, o meglio, dovrebbe essere un titolo perché non lo è più, ma diciamo che per dare un'idea, insomma, lo sia ancora, e rappresenta il valore reale. Cioè, se io ho un buono del tesoro, significa che ho un pezzo di carta che rappresenta un lingottino, una frazione di lingottino d'oro che sta nel caveau della banca centrale. Che ci sia o meno oggi, quello è tutto da discutere, ma diciamo teoricamente dovrebbe essere quello. E quindi che cos'è? La moneta è invece, al contrario di quello che ci dicono i nostri cari banchieri, il valore è un liquido che si travasa di mano in mano tra operatori economici attraverso dei vasi contenitori tra di loro generalmente non comunicanti, ma potrebbero anche esserlo, e che sono i beni, i manufatti, le materie prime, le risorse, le ricchezze, le capitalizzazioni, eccetera, eccetera, in quanto a loro volta misurati secondo unità di misura molto spesso non esattamente correlabili. Cioè significa che è un sistema del tutto labile, evanescente. Perché? Punto 2, questi vasi che contengono il valore, i quali contengono il valore liquido e contemporaneamente ne misurano la quantità, il che già in sé non può essere la stessa entità che dà la quantità e l'unità di misura. 3, l'unità di misura del valore si chiama unità monetaria ed è rappresentata da una banconota, perché non è detto che sia sempre così, la cui dimensione di grandezza viene stabilita convenzionalmente e grossolanamente attraverso un rapporto comparativo di cambio con altre banconote internazionali. Il che è, cioè, tutta una serie di fasi che abbiamo visto in cui la arbitrarietà della quantità e della dimensione è assoluta. Cioè è un sistema, è come se misurassimo il peso con unità di misure di misura completamente disgiunte una dalle altre, quando oggi sappiamo che c'è il sistema MKS e CGS che normano tutti quanti i sistemi fisici, misure fisiche, no? Ecco, invece nel misurare la ricchezza non esiste niente del genere, anzi al contrario è proprio volutamente labile e del tutto incontrollabile. Quindi ciascuno di quelli che nel corso dei secoli ha controllato questo sistema e tuttora controlla questo sistema può fare quello che cavolo gli pare, e questo è solo uno degli aspetti, il minimo aspetto. Ma vediamo un po', allora, questo è il dato di fatto. Facciamo un attimo un passo indietro. Che cosa diceva per esempio Ezra Pound? Ezra Pound diceva che il denaro non è una merce ma una convenzione sociale, ed è esattamente uno dei valori che Alba Mediterranea ha fatto suo. Cioè la moneta, al contrario di quella che pensa la gente nel corso dei 3.000-4.000 anni della nostra cultura monetaria, che ha sempre pensato alla capitalizzazione, e cioè alla realizzazione dell'arricchimento individuale egoistico rispetto alla massa, al contrario la moneta, non lo dice solo Ezra Pound, lo dicono anche migliaia di altri filosofi e lo diciamo anche noi convintissimamente, il denaro è una funzione sociale, perché senza denaro io non posso tentare di fregarti, seppure voglio fregarti, non posso fregarti se non ho il denaro, perché se tu, facciamo il baratto, col baratto è intrinseco nel baratto la possibilità di rimetterci per delle motivazioni intrinseche al baratto, no? Cioè chi ci guadagna e chi ci perde, mentre con la moneta dovrebbe essere, diciamo, invece sorpassabile questa cosa, perché abbiamo visto che è divisibile la moneta, no? Viceversa, questa divisibilità viene erosa da quei tre concetti che abbiamo detto prima, e cioè questa capacità di interpretazione da parte del banchiere del valore della banconota o della moneta, diciamo più semplicemente. Lo so che è complicato quello che sto dicendo io, però è così. Insomma, poi magari vi lascerò un opuscolo in modo che ci riflettete sopra. Allora, Ezra Pound diceva quindi che il denaro non è una merce ma una convenzione sociale,
E quindi anche la moneta, non solo il denaro, la banconota è una convenzione sociale, è la convenzione sociale assoluta. Non esiste niente di più pubblico, di più distribuito, di più diciamo generale del maneggio della moneta, della banconota, perché per qualunque cosa uno oggi in una società moderna voglia fare la sua attività, comunque deve per comprare da mangiare deve pagare, per il medico deve pagare, per qualunque cosa abbia intenzione di fare deve pagare con una banconota, e quindi è qualcosa che si trasmette in assoluto a tutte le fasce sociali, a chi più ovviamente e a chi meno, ma che comunque coinvolge tutto il sistema sociale nel suo complesso. Poi che diceva? Il lavoro non è una merce, ma il fondamento della ricchezza è il modo più logico per distribuire la ricchezza e distribuire il lavoro. Anche questo è vero, ma oramai è un po' sorpassato, perché le macchine fanno oramai tutto e fra un po' lo faranno assolutamente tutto quello che faceva l'uomo, anche a livello artistico, a livello filosofico. Le macchine fra qualche decennio potranno tranquillamente fare quello che aveva immaginato Isaac Asimov nel 50, cioè 60 anni fa aveva previsto che attorno al 2050 avremmo avuto questo tipo di società, diciamo non più industrializzata ma robotizzata, androidizzata, eccetera. E poi dicevo ancora, lo Stato dispone del credito, non è quindi necessario che si indebiti con le banche, eccetera eccetera. Invece che cosa diceva Giacinto Auriti poi successivamente? Una cosa molto più sintetica, più semplice, più adatta ai tempi, e cioè la moneta è la misura del valore e contemporaneamente il valore della misura, che coincide con quello che diciamo esattamente, dicevamo nei tre punti iniziali del disamina, e cioè Auriti non faceva altro che prendere nota di queste circostanze che noi abbiamo detto, ma non è detto che questa sia la soluzione migliore. Quello che diciamo noi invece come soluzione futura è la presa anche dal progetto di Alba Mediterranea della Cambiale Sociale, è che la moneta è la rappresentazione, e quindi un titolo, in questo caso la cambiale è un titolo, del valore del lavoro dell'altro. Quindi la moneta è la rappresentazione del valore del lavoro dell'altro, non del mio lavoro, ma dell'altro. Questo perché questo in una società, imprevedibile come l'attuale e soprattutto diversificata, nella nostra società ci sono sempre più persone, anzi sempre meno persone che lavorano e che hanno possibilità di lavorare, e ad esempio facciamo il caso di un down, no? Un down non lavora generalmente, però anche lui produce ricchezza. Perché? Perché la produce qualcun altro da lui. Quindi il valore, anche lui produce valore, perché lui, a lui viene riconosciuto il valore del lavoro di un altro che gli fornisce qualcosa, che gli dà assistenza sociale, assistenza medica, eccetera. E quindi ecco, c'è questo diciamo paradosso in cui noi viviamo in una per cui noi viviamo in una repubblica che all'articolo 1 dice che è fondata sul lavoro, quando fra qualche decennio il lavoro non ci sarà più per nessuno, non per qualcuno sì, qualcuno no, il figlio del potente ce l'avrà e il figlio del povero disgraziato non ce l'ha, non ci sarà più per nessuno, perché semplicemente lavoreranno soltanto le macchine. E quindi questo è l'aspetto incredibile che nel giro di pochi decenni si è venuto a creare. E quindi la moneta, andiamo avanti. Quindi abbiamo capito cos'è la moneta. Parliamo della cambiale sociale. Ci arriviamo, calmo. Se non ci sono chiari questi termini non saliva. Ma c'è un break, è chiaro? Io so, infatti non leggo. Sì, però sappiamo che... Allora, qui dobbiamo entrare... Dobbiamo entrare in una, considerazione di... fondo... di una metamorfosi che c'è stata negli ultimi secoli nel corso della storia della civiltà, e cioè ad un certo punto attorno al 1400, prima in Inghilterra e poi in Francia,
si è venuto a creare una entità che prima non esisteva, e cioè dallo stato diciamo primordiale, feudale, diciamo dalle ceneri, nato dalle ceneri dell'impero, ad un certo punto si sono venuti a creare gli stati nazionali, e questi stati nazionali avevano una caratteristica giuridica che qualcuno poi eventualmente potrà più approfondire se vuole, avevano la caratteristica di essere i cosiddetti stati assoluti. Perché? Perché, non sto qui a dire, avevano principalmente all'interno del loro territorio diciamo delle caratteristiche particolari, fra cui anche un'etnia unica o comunque assimilata, diciamo un territorio più o meno determinato, e soprattutto avevano una emissione monetaria gestita in maniera monopolistica. Dalle ceneri a sua volta dello Stato assoluto è nato lo Stato moderno. Lo Stato moderno è nato con la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, e poi diciamo con tutte le lotte di emancipazione sociale nel mondo occidentale, per cui poi a un certo punto si è arrivati alla realizzazione degli stati moderni, che appunto si sono venuti a creare attorno al 1870 in tutta Europa, contemporaneamente alla nascita delle banche, banche commerciali, e anche alle banche centrali in qualche caso. Quindi lo Stato moderno si contraddistingueva sia da quello feudale e sia dallo Stato assoluto per alcune caratteristiche particolari che contraddistinguono ancora adesso, tuttora, i nostri stati fino a questo momento attuale, perché domani non sappiamo se esisteranno ancora, perché sono stati svuotati di questi valori che adesso dico. E cioè lo Stato moderno era contraddistinto da un territorio e da un'area geografica ben definita, da un tipo di cittadinanza coesa ed etnicamente diciamo molto omogenea, da un ordinamento giuridico valido per tutti, soprattutto in difesa dei più deboli, di risorse, materie prime, economia e diciamo, capacità imprenditoriali per realizzare diciamo, il sostentamento della gente, dei cittadini che ci stavano, di una cultura e di una tecnologia adeguata, e soprattutto, l'ho detto per ultimo ma per prima, andrebbe messo, da una emissione monetaria controllata monopolisticamente. Tutto questo, poi difese dalle forze armate, dal servizio militare obbligatorio, dall'apparato burocratico, dalle forze di polizia. Ma soprattutto, come ho detto prima, con la statalizzazione del diritto di emettere moneta e la conseguenza affermazione di un'economia monetaria monopolistica. Ecco, diciamo che tutto questo è diciamo, percorso di avvicinamento a quello che poi adesso cominceremo a dire a proposito della cambiale sociale. Va detto poi che ci sono stati sono molti altri elementi che diciamo contraddistinguono lo Stato moderno, ma insomma non è il caso di andare a approfondire troppo. Allora, la cosa importante da dire però in tutto questo è che tutto il discorso della moneta, della banconota, del denaro è valido se c'è una prerogativa ben precisa, e cioè la fiducia. Se manca la fiducia in questa condivisione di questo diciamo, strumento sociale esteso, ovviamente questo diciamo, sistema non funziona, o altrimenti deve essere messo, come è stato fatto non a caso per l'euro, un corso forzoso. Il corso forzoso è quando la gente non si fida, avviene quando la gente non si fida perché non ha diciamo, una storia alle spalle per poter giudicare l'elemento di cui si dovrebbe fidare, e viceversa il potente di turno, nel caso specifico la BCE, decide per conto degli stati e dei cittadini che i cittadini devono essere ossequienti alla loro determinazione, e che è un apporto giuridico della massima potenza. Proprio. Allora, va fatto a questo punto una piccola parabola. C'è una signora che si chiama Margaret Kennedy, che è nonostante il nome
è una signora tedesca che ha ormai una certa età, non so se è ancora viva, ma insomma, comunque sì, è ancora viva. È ancora viva, la quale è una economista anche lei, come diciamo più di noi anche, direi senz'altro. È un architetto economista, lei è architetto, è un economista, è architetto, ma è anche fa l'economista, diciamo, per quella che ha lanciato e sostiene anche a livello europeo le monete complementari. Esatto. A lei va dato atto che ha riempito la Germania di monete complementari. Esattamente. Ha teorizzato la teoria dell'interesse rimodellandola sulla base di una concezione molto più evoluta. Certo. Perché l'interesse che studiamo noi a scuola. Certo. Allora voglio fare raccontare questo episodio che lei racconta sempre appunto quando va a fare queste sue conferenze, e cioè lei praticamente arriva in una città dove tiene questa conferenza e dà un biglietto da 100 euro all'albergatore come prenotazione della camera per fermare la camera e poi confermargli. Allora che cosa fa? Dice: guarda, vado un attimo a verificare se la conferenza si tiene o no, dopodiché eventualmente confermo, e tanto dà questi 100 euro di cauzione. L'albergatore con i 100 euro li dà alla moglie, la quale va da sarto, paga il lavoro del sarto, la sarta a sua volta va dal meccanico e gli dà la macchina che non c'aveva soldi per ritirarlo, apre un circolo, arriva finalmente al marocchino che vende i cellulari taroccati, e il marocchino gli dà al compratore il suo bel cellulare, dopodiché arriva la sera e va dal albergatore, quello iniziale, e gli dà i 100 euro. E in quel momento, per andare a passare la notte, in quel momento arriva la Margaret Kennedy che gli dice: guarda che la conferenza non si fa più, ridammi i soldi. Poi prende i soldi, li guarda e dice: oh cazzo, ma questi 100 euro sono falsi, e li strappa. Questa dimostrazione che la fiducia fa marciare un'economia, e qua abbiamo fatto solo, ma potrebbe essere molto più lunga la filiera, cioè solo per dire che quello che conta in tutto questo, soprattutto nella banconota attuale, moderna, è la fiducia. Addirittura siamo arrivati al punto che il denaro è immateriale, cioè siamo al punto che tu vai in banca e ti aprono un conto, ti danno 10.000 euro, 100.000 euro di fido, ma tu non li vedi, stanno lì, sai che li puoi spendere, poi vai in giro con le carte di credito, con il libretto di assegni, sai che gli assegni e tranquillamente tu non vedi una lira, non vedi una banconota nel corso della tua vita oramai, no? Però puoi spendere. Ecco, e questa è la situazione, diciamo, degenerante del sistema, perché noi di Alba Italia siamo estremamente contrari alla moneta elettronica per una serie di motivi che poi magari in una successiva disamina proviamo la cambiare sociale. Siamo arrivati, calmo. Allora, quindi occorre che ci siano, insomma, tutta una serie di parametri per definire la moneta banconota denaro, insomma, sono cose diverse. Le tre denominazioni rappresentano tre cose diverse, non sto qui a dirle, ma sono, diciamo, specifiche che comunque diciamo, differenziano sostanzialmente diciamo, le tre cose, però in questo momento non è, diciamo, necessario. La cosa importante da dire però è che l'euro è una mistificazione assoluta, cioè è un falso assoluto, un falso ideologico, cioè praticamente l'euro, se voi avete visto in tutte le banconote c'è un numero di matricola, nelle ultime banconote emesse negli ultimi anni c'è scritto Draghi, e poi c'hanno un cerchietto con la C del copyright al centro. Questo perché? Perché non sono un titolo al portatore come erano le banconote emesse dalla Banca d'Italia o dalla banca Deutsche Bank o dalla Banca di Francia, eccetera. Infatti, se voi vedete le banconote diciamo dell'ultima generazione prima dell'emissione in corso dell'euro, lì c'è la firma del cassiere, del segretario, del governatore della Banca d'Italia e compagnia bella, c'è un numero di matricola, ci sono le firme, ed c'è scritto in quelle precedenti
nelle lire italiane fino al 2001 c'era scritto pagabili a vista al portatore addirittura, invece in banconote straniere questa cosa è cominciata prima, per primo ovviamente il dollaro che nel 54 è seguito a ruota dalla sterlina, 54 seguita a ruota dalla sterlina nel 55, poi hanno cambiato la dicitura e quindi non sono stati più convertibili in oro, ma appunto la cosa importante, la differenziazione appunto che volevo evidenziare è che mentre le banconote preesistenti all'euro erano titoli al portatore e la cambiale sociale, cioè l'euro non lo è semplicemente un biglietto stampato da esattamente come se fosse il buono del supermercato, né più né meno, hanno dovuto appunto per questo motivo fare la legge di ratifica della messa in circolazione dell'euro, perché l'euro ha il corso forzoso, perché volendo, non essendo un titolo portatore emesso dalla banca centrale nazionale, poteva essere rifiutato. Ecco perché hanno dovuto fare una legge specifica, appunto quella di ratifica dell'emissione in circolazione dell'euro, appunto perché... Ma la cosa importante da dire è che nel corso di questi anni si è persa tutta una serie di diritti del cittadino, e questo a tutto vantaggio, perché i diritti non spariscono, o ce l'ho io o ce l'hai te, quindi tolta a me ce l'hai te. Quindi siccome chi ha gestito i diritti e li ha demandati, delegati o semplicemente sottratti è semplicemente un soggetto, e cioè lo Stato, ma lo Stato è gestito dalle banche, quindi sempre a quello poi torniamo noi. Allora va detto che nel corso dei millenni o dei secoli o addirittura negli anni recenti, ogni 30, 40, 50 anni ci sono dei cicli storici monetari. Questi cicli vengono fatti per reintegrare nel possesso delle banche tutto quello che nel corso dei decenni che sono trascorsi è stato fatto dall'opera dell'uomo, perché come ho detto prima, il denaro, il valore e la moneta sono la rappresentazione del lavoro dell'altro, quindi è il lavoro o la manipolazione delle materie prime, dei manufatti, che creano la ricchezza e quindi l'evoluzione, la rivoluzione, l'emancipazione sociale, eccetera, lo sviluppo sociologico, culturale, eccetera. E quindi tutte queste cose qua vengono poi sottratte periodicamente dalle banche attraverso una serie di passaggi che noi oggi vediamo attraverso Equitalia, attraverso varie formule di cartelle esattoriali, e poi con risultati di suicidi, no? Di stragi varie, eccetera. E l'altro sistema è il sistema della guerra. Quindi ciclicamente le banche fanno o fallimenti intenzionali a catena, quindi con fallimenti di borse, eccetera, o guerre, e qui siamo in una fase proprio ormai emblematica. E perché? Ma la cosa importante è che queste circostanze vengono fatte in maniera graduale, cioè vengono questi obiettivi vengono raggiunti in maniera graduale, per cui siccome la società e l'individuo non percepiscono i piccoli mutamenti, gradualmente ti ritrovi ad essere nudo per terra senza che ti sei accorto che ti hanno sottratto tutto. Allora io faccio un elenco qui di diritti di nascita che tutti noi acquisiamo nel momento in cui veniamo partoriti dalla madre. Noi qui in Italia, parlo di Italia, ma qualunque altro paese sarebbe più o meno analogo con qualche piccola differenza. E quindi il diritto di permanenza in vita, di paternità, di nazionalità, di discendenza, di eredità, di possesso, di matrimonio, di procreare, di esercitare un lavoro, una professione, poi l'abbiamo già accennato, di impresa, di solidarietà sociale e diritto alla dignità, dell'uguaglianza del rapporto fra le istituzioni e l'equità fiscale, partecipazione alla politica,
diritto elettorale, alla propria lingua, alla propria cultura, diritto di parola, di esercitare il proprio culto, di movimento, di circolazione, di espatrio, di salute, di casa, di domicilio, di educazione allo studio, alla permanenza, alla conoscenza, alla libertà, alla difesa legale, alla difesa territoriale, difesa contro l'aggressore, diritto d'autore, di immagini, di privacy, di segretezza, e potrei seguitare per altri 100. Allora, zitto, sto facendo un discorso, se non vuoi... sono passati due ore e un quarto, sai. Ho capito, ma non posso arrivarci senza prima fatto questo. Allora, il discorso è che finalmente tutti ci siamo resi conto che tutti questi diritti, o la quasi totalità di questi diritti, ci sono stati o parzialmente o totalmente sottratti. Abbiamo parlato prima del diritto di lavoro, qui tutti è inutile che approfondiamo il discorso, perché se no facciamo scocciare l'amico Maurizio. Ecco, sono arrivato! Sono temi talmente belli e tanto vasti, sono non ce la fa, ecco. Sono questo, dico. Sono arrivato. Mica perché non sono giuste le cose che dici, o non sono conseguenziali il modo come le dici. Sì, però adesso fammi finire. Fammi finire, adesso incomincio. Ecco, ho finito. E adesso arriviamo l'ultimo diritto, ma che è il primo diritto, è al 33° posto, l'ho messo in un punto catartico, ed è il diritto alla gestione e all'emissione della moneta. Allora, fino a qui abbiamo parlato di emissione monetaria, del principe, del signore, eccetera, ma l'emissione monetaria, come finalmente i nostri economisti più attenti e più illuminati finalmente hanno percepito, come ho detto io più volte, il diritto di emettere il titolo del riconoscimento del valore è l'individuo che riconosce il valore del lavoro dell'altro, l'ho detto un attimo fa. Quindi quello che è importante da dire in tutta questa cosa è che il primo detentore del diritto di emissione monetaria, come era nell'antichità, non l'ho detto qui per brevità perché sennò Maurizio mi si stranisce, ho dovuto dire, ti ho messo in riga. Allora, il discorso è che noi dobbiamo cercare di integrare in una società moderna più evoluta e più a misura d'uomo quello che a misura d'uomo già c'era e che è stato abbandonato per colpa di quello egocentrismo e di quella volontà di enfatizzazione del proprio ego, no? E che ha mandato a ramengo quei buoni valori che già c'erano una volta. E quindi noi che cosa abbiamo pensato? Noi di Alba Milano abbiamo detto: dobbiamo finalmente entrare in questo circuito virtuoso in cui non ci sia più spazio per l'individualismo, ma ci sia questo, diciamo, arricchimento collettivo, perché la cosa incredibile è che noi tutti contribuiamo al prodotto interno lordo. Oggi sappiamo che il prodotto interno lordo è orientativamente attorno a 1,5 milioni di 1,5 miliardi di miliardi e mezzo di euro all'anno, no? Il prodotto interno lordo. Quindi questo prodotto interno lordo, se lo dividiamo per 60 milioni, ci arriva circa 25.000 euro a testa di prodotto interno lordo, che sarebbero sufficienti alla grande per tutti, perché nessuno se facciamo una media, una famiglia di 4 persone sarebbero 100.000 euro l'anno, e 100.000 euro l'anno ci sguazzeremo alla grande tutti. Quindi c'è la possibilità, senza considerare poi l'evasione fiscale e tutto il resto, la cosiddetta evasione fiscale, bisogna ricordare che l'evasore fiscale numero uno ed unico è la Banca Centrale Europea con le banche correlate commerciali. Quindi se loro non evadessero l'altro miliardo e mezzo, oddio, in questo momento non riesco a correlare, vabbè, miliardi di euro di prodotto interno lordo, ecco, se questi 1.500 miliardi fossero equamente ridistribuiti insieme a quelli dell'evasione fiscale o elusione fiscale delle banche, sicuramente avremmo possibilità di vivere tutti alla grandissima, non la grande. Allora, per incominciare il discorso della cartella sociale, occorre dire quindi che i poteri dello Stato sono quattro, non tre: legislativo, esecutivo e giudiziario, ma prima monetario. Senza il discorso
il potere monetario di emissione della Banca Centrale non esiste lo Stato. Quindi in questa fase in cui la Banca Europea è una banca estera con uno statuto di trattato internazionale estero che non è succube a nessuna legge nazionale di nessuno Stato al mondo, quindi noi non abbiamo una moneta, quindi non abbiamo una capacità monetaria, non abbiamo una capacità di emissione monetaria, quindi in realtà lo Stato italiano non esiste più già solo per questo, senza entrare troppo in altri dettagli. Ma appunto, siccome noi siamo italiani e crediamo che lo Stato italiano debba esistere come tutti gli altri Stati, debbono esistere gli stati nazionali, perché gli stati nazionali sono l'elemento di differenziazione come lo è la razza per gli animali, no? Diverse razze, più c'è varietà di razze, più c'è geodiversità e quindi anche possibilità di sostentamento della terra. E quindi ecco, che cosa diciamo noi? Che il potere monetario non è, né deve essere mai delegabile. A chi gli ha dato la delega al principe o al re di battere moneta in epoca feudale e poi successivamente fino al 1870 e poi successivamente ai re degli stati moderni? Chi gli ha dato mai, noi individui, singoli cittadini, l'autorizzazione e la delega per battere moneta? Chi tralasciamo tutti i vari altri passaggi, chi ha dato la ratifica internazionale e il referendum, votato un referendum perché la Banca Centrale Europea facesse l'emissione monetaria dell'euro? Addirittura in Francia, dove hanno fatto il referendum, ha vinto il no, non i francesi non volevano l'emissione, eppure nonostante il loro volere nella così tanto decantata democratica Francia, anche loro hanno dovuto soggiacere al potere dei forti. Quindi noi che cosa vogliamo? Quindi vogliamo tornare di nuovo alle origini dell'uomo, cioè accentrare il potere dell'emissione monetaria, che è il primo potere del diritto dell'uomo di esistere in una società evoluta come la nostra, di emettere la moneta o di avere la partecipazione diretta alla gestione della moneta, seppure come seconda battuta. E quindi la sovranità del cittadino è il riconoscimento del valore economico e l'emissione di divisa che rappresenti la quantità di detto riconosciuto valore, e quindi l'emissione individuale del denaro da parte di ciascun cittadino come massima forma di democrazia orizzontale. E quindi, come ha detto anche Ezra Pound, il denaro ha una funzione sociale con due principali caratteristiche: A, è di tutti come uso individuale e sociale, e B, è di possesso esclusivamente collettivo in quanto non singolarmente accumulabile, mentre oggi invece è tutto capitalizzabile, il che è soprattutto poi in considerazione del fatto che le banche non possono fallire, no? Quelli che capitalizzano più perché sono grandi. Che cazzo vuol dire? Cioè, perché sei grande sei esente dall'essere succube della legge? Anzi, la legge dovrebbe valere per i più grandi, e invece oggi noi abbiamo manifestazioni e dimostrazioni continue che invece chi è grande fa come gli pare in barba alle leggi. E quindi la funzione prima del denaro è la sua circolazione e non la sua tesaurizzazione, capitalizzazione e accaparramento. La circolazione del denaro è una funzione sinergica della fiducia sociale e collettiva, e la sua circolazione prova e testimonianza della restituzione e distribuzione del valore emesso dall'individuo in favore della collettività e viceversa dalla collettività in favore dell'individuo. E allora crea la moneta a tasso negativo? Come? Facciamo la moneta a tasso negativo? Ma certo, la cambiata sociale è cinque strumenti, e poi adesso ci arriviamo. La cambiata sociale è cinque strumenti contemporaneamente che sono denominati sotto lo stesso sostantivo, ma in realtà sono cinque strumenti diversi, fra cui quella di emissione diretta da parte del cittadino è quella a interesse negativo a democratico. Ecco. Scusa la domanda, ma la proprietà, mi hai detto che è collettiva? Che adesso in questo momento c'è una confusione fra l'emissione e la proprietà, che la BCE è autorizzata a emettere ma non è proprietaria all'emissione. In questo caso, come dicevi te, la persona emette ma la proprietà è sua o è della collettività? È della collettività, non è che l'ho detto poco fa, è appunto l'emissione individuale, diventa della proprietà della collettività, infatti, e non è capitalizzabile. E non essendo capitalizzabile, è alla fonte che è già collettiva, perché viene creata per tutti. Come? È già alla fonte collettiva. Sì, infatti no. Ma non è monetarizzabile perché ha una scadenza. Hai capito? Allora andiamo avanti. Allora, quindi, premesso che occorre trovare soluzioni
al continuo e prolungato drenaggio e accaparramento e perdita di liquidità del circuito economico monetario, come le banche stanno facendo da circa un ventennio, appunto, e ora ben compreso, messo in atto scientemente negli ultimi anni dalle banche, fatto questo che comprime artificiosamente l'economia reale e colpisce pesantemente la piccola impresa, prevalentemente soprattutto la piccola impresa e le famiglie italiane, e sempre più si verificherà nei prossimi mesi, portando al tracollo della vita socio-economica delle istituzioni e dello Stato, incredibilmente anche del criminale che ci sta portando sotto la guida delle banche a questa situazione di tracollo. L'altro punto successivo, in seguito al trattato di Maastricht e successivi ampliamenti, l'euro è moneta, fra virgolette, il che concettualmente è giuridicamente falso, ma comunque come tale ci è imposta a corso forzoso. C. Va quindi, per onore del vero, precisata la vera essenza dell'euro ed evidenziare che questa non è una moneta, in quanto non è un titolo e meno che mai titolo al portatore. Ed una moneta, per definirsi tale, deve obbligatoriamente essere un titolo al portatore, e che quindi non potrebbe già solo per questo né essere emesso ed adottato come moneta, e neppure essere utilizzato come rappresentazione di valore, in quanto solo un titolo può integrare in sé del valore. Punto D. Ciononostante, dato che impropriamente numerose volte, agendo illegalmente su vari livelli, qualcuno si è assunto l'onere e la responsabilità di agire in tal senso, e che si è pure stabilito non possa essere emessa altra moneta, come appunto nel caso dell'euro, sali i cosiddetti buonasconti e similia, punto E, noi in Europa oggi ci ritroviamo a fare i conti con un tale perverso regime di circolazione del valore, controllato da un ente poco trasparente che non controlla la produzione del valore, quindi quello che avviene dentro gli stati, ma che comunque ne determina a suo piacimento la immissione nel circuito economico reale. E questa situazione induce numerosi problemi, oggi finalmente chiari e sotto gli occhi di tutti, e a cui occorre trovare rimedio. Punto F. Visto ed analizzato da anni lo scenario giuridico legislativo vigente sia in Italia che in Europa, rimane come ultima alternativa efficace, legale, inappuntabile ed inconfutabile, noi nota, lo strumento da noi denominato cambiale sociale. E dato che ci si è posto il problema di risolvere per quanto di nostra competenza tale penuria di liquidità, eccoci qui dunque a tentare in primis di rappresentare azioni e concetti tramite parole e nominalizzazioni innovative e a volte confliggenti e poco comprensibili al primo impatto a causa di preconcetti malevolmente indotti nel corso dei decenni dai nostri antagonisti, significati a loro volta integranti o indicativi di azioni, la quale opera di educazione è sempre estremamente complessa. In particolare e soprattutto in quanto i concetti che tenteremo di esprimere sono stati volutamente travisati e diffamati dal sistema di potere che alla fine della Seconda Guerra Mondiale ci opprime culturalmente, economicamente, politicamente e militarmente. Per cercare di dare un senso, consistenza, solidità, concretezza alle nostre affermazioni e tentare di centrare un punto di riferimento credibile, possiamo dire che lo strumento nostro originale, che abbiamo chiamato cambiale sociale, in realtà in formule molto simili è stato proposto ed applicato già molte volte nel corso della storia, sempre con risultati eclatanti ed epocali, come ora esporrò. Per tentare quanto più di essere imparziale, per una questione di veridicità e per non turbare troppo la sensibilità di ciascuno dei lettori né degli ascoltatori, ne citerò due tra di loro agli antipodi culturali, sociali, etnici, politici, storici, ma entrambi con una comune caratteristica, una grande e inconfutabile successo. Il primo, che va ricordato per una questione puramente cronologica, è l'episodio del prestito statunitense durante la guerra di secessione, quando il governo nordista si trovò a chiedere la stratosferica cifra di 449 milioni di dollari di allora. Le banche americane, si fa per dire, pretendevano interessi del 30% annuo, in quanto il rischio di insolvenza dello Stato era ancora altissimo, salvo solo dall'anno seguente, il 1863, l'esito del conflitto si mutò a favore dei nordisti. Allora il presidente nordista Abraham Lincoln ricorse al potere conferitogli dall'articolo primo della Costituzione americana, ovvero stampare cambiali di prestito, e qui cominciamo ad arrivare nel tema, i cosiddetti greenback, che qualunque popolo sovrano può concedere al proprio governo, vale a dire a se stesso, senza pagare interessi di sorta e coperto non da riserva aurea, ma unicamente dalla forza lavoro del popolo medesimo, o meglio ancora nella fase attuale, dal know-how tecnologico, dalla forza di produzione del apparato industriale italiano nei confronti di tutti gli altri, ovviamente. E quindi non
Esattamente come gli italiani possono fare nel momento che lo desiderano attraverso le cambiali sociali. Il secondo episodio che voglio ricordare è stato messo in atto dalla Germania nazista, che tra il 1933 e il 1938 realizzò uno dei più grandi miracoli economici della storia moderna, molto più eclatante del tanto celebrato New Deal keynesiano di Francis Delano Roosevelt. Alcuni dati essenziali: edilizia, vabbè, tralasciamo insomma perché non è il caso qui. Tutto questo ottenuto tramite la Metallforschungsgesellschaft, che è una parola tedesca veramente poco pronunciabile, società per la ricerca del campo metallurgico, tradotto in italiano, che abbreviata in MEFO, fu diffusissima in quegli anni, era una società ideata da German Schacht, in pratica si trattava di una scatola vuota, un fatturificio praticamente, come quelli fanno le fatture fasulle, no? Quando devi scaricarti l'IVA o cose del genere, ecco, una cosa del genere. Una specie di chimera creata ad hoc, col capitale da 1 milione di marchi, è costituita dalla Siemens, S.P.A., da Guttenfnung Schultl, e la Rheinstahl, cioè la fabbrica che produceva acciaio del Reno, e la Krupp, la famigerata Krupp dei cannoni e dell'acciaio. Azionista tutte per un quarto del milione di capitale iniziale, utilizzata appunto per finanziare la ripresa economica tedesca, aggirando furbescamente i limiti e le vessazioni dei 100 milioni di marchi di emissione complessiva annua imposti da parte alla Reichsbank, imposti dalla Francia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, vincitori della prima guerra mondiale. Occorreva quindi un cavallo di Troia che imbrogliasse le carte e che aggirasse la volontà dei vincitori di impedire la ripresa economica tedesca, perché dopo la prima guerra mondiale c'era proprio questa volontà di afflizione della Germania, di castigo, no? Di pena. E, esattamente come occorre oggi eludere l'obbligo imposto appunto dalla BCE e dai vari trattati della spending review, della TTIP e tutti i cazzi che vogliamo, è appunto imposto sempre imposto ovviamente ai discendenti dei tangheri di allora, ai comuni e allo Stato, al limite di indebitamento, della parità di bilancio, del trattato di Maastricht, dell'ESIM, eccetera. Occorreva quindi, per gli aspetti normativi e legali, rimando ad altro contesto, ma per chi volesse saranno consegnati a parte ed eventualmente spiegati, qui qualche copia ne ho. Entriamo nel vivo e presentiamo quindi il progetto nella sua forma realizzata, più appariscente ed immediata, e cioè la cambiale sociale emessa dal cittadino. Il comune o una entità diciamo riconosciuta e diciamo degna di fiducia, come dicevamo prima, la fiducia è importante, si attiva per costituire una onlus commerciale, con soggetti di comprovata serietà, solvibilità ed onorabilità, da cui si tiene esterno. Il comune si deve tenere esterno. Perché? Perché il comune, oltre ad avere altri, diciamo, norme imperative, deve far sempre riferimento alle leggi dello Stato, e quindi deve per esempio tenere conto della legge di pareggio di bilancio, quindi non può creare altro debito. E quindi che cosa fa? Il comune quindi si attiva solo come parte, diciamo, di sponsor esterno, e quindi agisce come, diciamo, catalizzatore di fiducia. La onlus quindi prevede ad immettere, la onlus creata attraverso la sponsorizzazione col comune, prevede di immettere e di iscrivere nel circuito tutti i cittadini maggiorenni residenti che vengono sollecitati a registrarsi all'associazione che noi diciamo. La terza fase, quindi la onlus, fornirà primariamente servizio di gestione contabile per i privati cittadini che, provvedendo a creare loro un account online, con ogni cittadino maggiorenne e per ogni cittadino maggiorenne residente che vorrà aderire al progetto, e di gestione e verifica contabile per conto delle imprese, come in seguito verrà spiegato. Quindi le cambiali sociali potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi reali, e non per comprare ovviamente
prodotti finanziari o analoghi, ovviamente, mi pare ovvio. La capitale sociale quindi viene garantita dall'emettitore e dall'accettatore. Tutti e due firmano di voler mantenere e sostenere quel progetto. Quindi non solo, come nella cambiale sociale, nella cambiale ordinaria, firma solo chi si indebita, chi si impegna a pagare il debito successivamente, ma invece qui firmano tutti e due. E quindi di accettare entrambi queste cose. Viene garantita dal comune come istitutore dell'iniziativa soltanto col patrocinio e la sponsorizzazione ufficiale, non l'altro. Quindi la parte, diciamo, della fiducia è contemplata da tre elementi: il firmatario che contrae il debito, il contrattore e il supervisore, non istituzionale, ma il supervisore ideale, ecco, che è il comune o un altro soggetto giuridico pubblico, potrebbe essere una camera di commercio, per esempio, no? Ogni cittadino che si registra ha la capacità di emissione annuale di 12.000 euro, ma siccome questa è una cifra convenzionale, si potrebbe trattare anche di 20.000 euro, 24.000 euro, 6.000 euro. Questo si tratterà poi nel momento in cui la realizzazione andrà in porto, effettivamente, si tratterà di vedere se la cifra verrà condivisa in quale entità, insomma, ecco. Quindi l'account di ciascun privato cittadino sarà sempre in positivo. Nessuno quindi si indebita, perché chi riceve i soldi, cioè chi emette la cambiale e chi accetta la cambiale, in realtà non si indebita di nulla, perché il valore reale non è un valore negativo, come oggi viene fatto dalle banche attraverso l'emissione di bot, eccetera. Noi non c'è emissione di controvalore dallo Stato, è il cittadino che emette il valore e non lo Stato. Lo Stato lo accetta solo solidalmente, socialmente. La cosa importante da dire quindi è che la emissione è sempre e soltanto per il riconoscimento di un valore che già esiste nel mondo reale, cioè la mistificazione fra le tante più importante che è stata fatta negli ultimi decenni è che il corso Gold Standard è stato abbandonato per il corso dell'integrazione del valore del prodotto, del manufatto, del bene esistente sul mercato nel momento che si acquista con la banconota. È nel momento dell'acquisto che la banconota assume il valore, no? Reale, perché sennò fino a quel momento è solo un pezzo di carta nel mondo attuale, adesso, l'euro come il dollaro o qualunque altra banconota. Quindi il concetto è che questa banconota integra in sé, assume il valore della macchina che vado a comprare, della cinepresa, del chilo di pane che vado a comprare, e in quel momento integra il valore di quel pane che esiste già sul mercato. Quindi ecco perché dicevo che va a comprare solo merci reali, concrete, che esistono. E quindi il valore è nel mondo reale, se quella telecamera esiste, ha un valore positivo. Non può essere un valore negativo se esiste. Se non esistesse sarebbe un valore negativo rispetto al momento in cui esiste. Nel momento che io gli do una mazzata sopra, non esiste più, e quindi quel valore che c'era non esiste più nel mondo reale. Ma se esiste una telecamera e c'è, quella telecamera ha solo un valore che puoi avere. Quindi quando il valore della cambiale sociale integra quel valore lì, è un valore positivo, non può mai essere negativo. E questo è uno degli errori in cui inducono le banche nel momento attuale. È un valore determinante, assoluto. E allora, per continuare, in pratica, per aderire alla Onlus, che potremmo poi chiamare come diavolo vogliamo, occorre che il socio emetta una cambiale sociale in favore dell'associazione, che verrà trattenuta a pagamento della società quotativa di equivalenti a 100 euro l'anno. Cioè l'emettitore in realtà non si indebita, in qualunque associazione voi oggi volete entrare, pagate in euro, anche solo 20 euro, 10 euro,
volete fare un abbonamento di qualunque genere, pagate in euro. Qui pagate in cambiale sociale. E già questa è una differenza notevole. Va detto una cosa importante, che quello che stiamo facendo noi oggi non ce lo inventiamo noi, come ho detto già varie volte a livello nazionale sono stati fatti, come ho fatto l'esempio di Hitler e di Abraham Lincoln, ma anche in altre occasioni. Quello che la gente non sa è che oggi in tutto il mondo e anche in Italia sta avvenendo di nuovo. La gente non sa che in Italia ci sono circa 10 società che facevano fino a qualche anno fa intermediazioni finanziarie e che con la crisi dei titoli tossici e tutto il resto che ne è conseguito, praticamente sono alla bancarotta queste società di intermediazione finanziaria. E cosa fanno? Fanno intermediazione bancaria di questo genere, cioè creano circuiti all'interno delle imprese, e io ne conosco alcune, addirittura ce n'è qualcuna che l'anno scorso ha fatto 140 milioni di intermediazioni, e fa questo che stiamo facendo noi, però volendo essere pagata in euro e volendo essere pagata con percentuali che arrivano addirittura anche fino al 25% del valore della merce interscambiata. Sì, lo fa per motivi di lucro. Ce ne sono tantissime, io riconosco almeno una decina, fra l'altro riconosco anche persone che diciamo gestiscono al loro interno personalmente, quindi so di che cosa parlo. Perché quindi il nostro progetto è attuale? Perché è sempre stato attuale anche nel passato, ma è attuale perché già qualcuno lo sta facendo e anche con risultati di successo, pur facendo il truffatore esattamente come quando faceva intermediazione finanziaria, non è cambiato niente, il modo delinquenziale di comportarsi è sempre rimasto uguale, le persone perdono il pelo ma non il vizio, si dice, no? E quindi il lupo, no? Ecco. Allora, quindi invece noi che cosa facciamo? Integriamo il pagamento della quota annuale in cambiali sociali. Poi l'associazione mette a disposizione i file elettronici del testo da stampare e contrassegnare con simboli propri e cambiali, perché le cambiali, oltre a essere diciamo segnate su un conto online, un account che potrebbe essere di quello bancario, ci sono sistemi operativi molto facili, degli applicativi anche gratuiti addirittura per realizzare una cosa del genere, ma la cosa importante da dire è che il valore del circuito reale della banconota, abbiamo visto prima diciamo l'esempio della Margaret Kennedy, quando tu hai la percezione tangibile, proprio reale, del valore, è come un simbolo, una specie di idolo, è come se tu ci avessi un idolo, un cornetto in mano che ti passi, un corno della fortuna che ti passi di mano in mano e che crea questa diciamo coesione sociale anche e anche diciamo funzione di fiducia, mentre quando c'è il rapporto diciamo spesso analizzato come quello del conto numerico informatico, un conto elettronico, non c'è la stessa passione, c'è un rapporto nel contatto diretto fra persone come quello dello scambio della banconota, c'è un passaggio della tua essenza proprio fisica, quindi dai una sensazione diversa e quindi una percezione diversa anche a chi riceve questa banconota, e quindi è importante anche perché poi queste banconote, mentre il passaggio da conto a conto rimane limitato ai due peer-to-peer, cioè i due contraenti, non c'è una diffusione sociale sul territorio, la cambiale una volta emessa gira per 48 mesi sul territorio, quindi per 48 mesi è un valore che si incrementa ogni volta che viene emessa una cambiale. Una prima è una sola che gira, poi due, poi tre, e quindi una cosa che non è mai stata detta dalle banche o pochissimo detta è la velocità di circolazione. Perché? Perché la velocità di circolazione è come se io metto un gas sotto pressione in un ambiente atmosferico, e cioè la cambiale, facciamo il paragone, questo lo dico, la cambiale sociale o qualunque banconota, se io la tengo a diciamo pressione atmosferica, ad una atmosfera, e cioè faccio un passaggio di conto da Mario a me o viceversa, coinvolge solo due e viene diciamo ad una compressione di un'atmosfera. Viceversa, se io questo passaggio di mano della cambiale lo faccio in maniera bruciante, in maniera velocissima come quella
diciamo, messa in atto dalla demurrage e della perdita di valore negativo, come diceva prima appunto Casimiro, quando tu hai una moneta che ti scotta in mano, che c'hai il cerino, che se non la spendi immediatamente ti si svaluta del 2% al mese, e sei diciamo infervorato, sei diciamo incentivato a darla, a cederla a qualcun altro prima che ti si svaluta, e quindi questo diciamo crea un effetto di compressione e di sovra boost, overboost, diciamo una velocizzazione, diciamo, di riempimento del sistema sociale. È come se fosse il sistema sociale all'interno di cui gira, è come se fosse posto sotto pressione ad alta atmosfera, e quindi c'ha una potenzialità enormemente più dirompente rispetto al passaggio diretto di valore da un'entità all'altra, come fanno queste società di intermediazioni che appunto dicevamo un attimo fa, che non hanno capito che invece è questa la funzione. Le banche questa funzione qui la conoscono benissimo, ma non la dicono a nessuno, ovviamente, perché non la vogliono perseguire, e certo, perché c'è tutta una serie di motivi, insomma, non entriamo nei dettagli. Quindi per tornare a noi, centriamo. No, dovremmo parlare della vita, sono qui 30 anni per dire, sì, allora, totalmente vasti, ma infatti, allora andiamo nel dettaglio, così accontentiamo Maurizio. Quindi nel circuito economico che andiamo a diciamo coinvolgere, ci possono comprare beni, servizi, prodotti pagando con questo strumento, che è anche giuridicamente a tutti gli effetti, l'amico Maurizio lo può confermare, un titolo di pagamento al portatore. Perché? Perché ci sono tutti gli elementi distintivi del titolo, cioè un soggetto che lo emette, uno che lo riceve, addirittura quello che riceve neanche c'è nella cambiale ordinaria, normale, e una data di scadenza, una data di emissione, l'indirizzo dell'emittente, addirittura se volessimo potremmo mettere anche il bollo, che non è obbligatorio, nonostante quello che ci hanno detto sempre in tutti questi anni i nostri cari governanti, per cui li abbiamo denunciati per furto per 720 miliardi di euro, che ci hanno tolto dal 1933 ad oggi, è perché il bollo è diciamo utile ma non necessario. Se uno ce lo vuole mettere per rendere la cambiale immediatamente esigibile, ce lo mette, se no no, ed è valido uguale. Invece abbiamo sempre detto che era obbligatorio. Vabbè, e questo era solo così. Ma il bollo serve semplicemente per mettergli il timbro sopra e stabilire una data? No, il bollo serve perché in quel modo è esigibile. Esigibile significa che entro il quarto giorno del mancato pagamento tu vai con l'ufficiale giudiziario a casa di chi ti deve pagare il titolo, e se te lo dà paga bene, se no vai lì e gli porti via casa un qualcosa, insomma, in cambio, e c'è, quindi, una data. Ecco, c'è una data. Che rilievo ha lo Stato nella cambiale sociale? Adesso ci arriviamo. Vabbè, tralascio, ve lo leggete perché poi è online, e cominciamo a rispondere ai dubbi. Dai, facciamo un po' di partecipazione attiva. Allora, la cambiale sociale è uno strumento, come ho detto, di emissione autonoma, individuale, soggettiva, ma di collettivizzazione della, come la collettivizzazione delle imprese o la partecipazione dei lavoratori alle imprese, come era nel Carta del Carnaro e poi nel... Vuol dire che lo Stato in tutti e cinque i diversi tipi di cambiale sociale c'ha intanto questa funzione collettivistica e di controllo, che può essere sia il comune ma potrebbe essere anche lo Stato viceversa, come ho detto prima parlando di Abramo Lincoln e dei Greenback e dei MEFO di Hitler, lo Stato può agire in questa funzione qua. Cioè può agire per aggirare i vincoli imposti dalle superpotenze che ci hanno fatto firmare tutti quei cavoli di trattati impositivi anche fino all'altro ieri, che abbiamo denunciato il TTIP non più di 3 o 4 mesi fa. TISA. Eh? Il TISA.
il TISA e anche il TTIP, sono due, li abbiamo denunciati tutti e due. Allora, perché? Per me era normale. Allora, per questo perché? Perché lo Stato, come abbiamo detto all'inizio, è sovrano ed è lui il detentore, il emettitore della banconota, della moneta e del denaro e della ricchezza del prodotto all'interno dello Stato, ma delegato dai cittadini, ed è questa la formula che noi stiamo portando avanti, cioè la delega non c'è più, è il cittadino stesso che emette la banconota sotto l'approvazione dell'ente superiore e del controllo ovviamente di un ente super partes, che può essere sia l'ente superiore istituto pubblico, oppure può anche essere una terza parte come un commercialista, ognuno di noi c'è il commercialista che fa il suo... Un ente on loose. Come? O un ente on loose. Sì, qualunque cosa, diciamo, ecco, può essere un ente terzo ovviamente, perché non può essere il cittadino che emette, altrimenti potrebbe emettere milioni di cambiali impropriamente, insomma, sì, ecco, sì. Quindi no, finisco. Vorrei parlare della moneta complementare. Quindi, sì, quindi lo Stato ha questa funzione e poi se ne può assumere altre, diciamo, andando a creare quel percorso che gli è stato precluso dai trattati internazionali attraverso delle formulazioni in cui non appare direttamente ma può creare un fatturificio tipo il MEFO, come potrebbe essere ad esempio la rifondazione dell'IRI, la ricostruzione dell'IRI che ha sotto la sua cupola di controllo di tanti marchi di produzione alimentare, industriale, eccetera, eccetera, aveva creato l'industria di Stato. Noi potremmo ritornare a qualcosa del genere non apparendo direttamente, capito però? Ecco. Che dicevi? Niente, era una battuta, un passante. Sì, lo so, c'è ragione. Allora, io avrei finito per il momento, se qualcuno, ecco, Giorgio vuole intervenire. Va bene, allora ringrazio. Facciamo... Sì, perché hai parlato di alcuni temi, preferisco parlare subito. Ecco, ringrazio Orazio Fagnano, però voleva intervenire subito l'avvocato Maurizio Cerchiara. Ecco, a te la parola, così sì. Vuoi rispondere subito a quelli temi. Sì, no, volevo dire che... Volevo parlare perché Orazio ha parlato della cambiale sociale. E io parlerò della moneta complementare. Però sta seduto perché sennò... Ah, chiedo scusa. È seduto la ripresa. Allora, la moneta, che cos'è la moneta complementare? È locale, è la moneta che si applica in un certo territorio. Uno entra dentro il banco, cambia praticamente 100 euro con 100 parchi e va in giro per il parco. Allora, che cosa succede andando in giro per il parco? Che il pupazzetto che si compra nel parco non costa quanto costa nella nazione. Nella nazione costa 10 euro. Il pupazzetto nel parco costa 6 euro. Perché? Perché si è creato un meccanismo senza le banche in cui praticamente ci guadagnano tutti. Ci guadagna colui che vende il pupazzetto, colui che lo acquista, eppure lo Stato che percepisce in certo modo. Sì, è come le perline nei villaggi Valtour, no? Che uno entra, quando esce dal... compra il bar con queste perline che sono i braccialetti. Per dire. Quando esce dal parco, uno ha speso, perché ha comprato delle cose, non restituisce più 100 parchi, ne restituisce 10, perché ne ha spesi 90. Cioè hanno guadagnato, e quello che ridare... che ridà il corrispettivo in moneta esterna. Dunque, che cos'è la grandezza della moneta complementare locale che è teorizzata dalla Kennedy? Che è la soluzione, è la vera soluzione, a meno che uno non si fa la rivoluzione, si uccide. Oh, bisogna considerare una cosa, che è dal 1980 che le istituzioni finanziarie e i poteri finanziari hanno conquistato il mondo. Quindi praticamente noi stiamo parlando di che? Se noi vogliamo mettere qualche cosa al posto di un migliore reserve. Voce! Questo però non funziona. Funziona, basta che lo metti nel modo giusto. Forse adesso funziona. Ecco, dico. Adesso, siccome se vogliamo, diciamo, migliorare la situazione, dobbiamo provare
a mettere in moto qualche cosa che o è una rivoluzione, e allora vabbè, se si fa la rivoluzione, d'accordo, si cambia tutto, sperando in meglio, oppure si fa qualche cosa di intelligente. E la moneta complementare è il cavallo di Troia. Innanzitutto c'è da dire che la comunità europea, io ho scritto un articolo 5-6 anni fa, perché sono un esperto di diritto comunitario, la comunità europea non ha potuto dire no alla moneta complementare, mentre dice no e direbbe no a qualsiasi altra formula, perché la moneta complementare consente che venga lasciata la moneta normale. Ed è proprio questo il fatto che il cavallo di Troia non è alternativa, però credo un esempio ci sia già stato, insomma, anche mi pare 1900. Preferisco continuare, chiedo scusa, sì, perché è un cavallo di Troia sicuramente, però già è stata sparata come cartuccia. No, non è stata sparata, perché beh, nella miniera di Montevecchio in Sardegna nel 1915 si girava con la lira della miniera emessa all'interno. Sì, no, ma per sparata io intendo qualche cosa che non sia, è stato un esempio, nel parco o in Sardegna o alcuni lander tedeschi, come ha detto Orazio, perché loro l'applicano già, perché non contrasta con la moneta nazionale, e non che no, consente un'economia senza banca. L'uomo normale non può capire queste cose qui, la moneta, i tassi, non ce la fa, il passante della strada. Però se inserito in un contesto in cui c'è la moneta complementare nel posto in cui abita, allora capisce la moneta, capisce il commercio, capisce come ruba la banca, capisce che può fare a meno della banca. E questo è il motivo per cui il cavallo di Troia. Oltretutto poi sapete che cosa vi dico? Ma qui abbiamo già una moneta a cui i governanti e le istituzioni finanziarie mondiali non sono state capaci di dire di no, perché non lo possono fare. E noi dobbiamo andare, darci a impelagare con altre formule, utilizzando degli istituti giuridici come la cambiale sociale, con tutto il rispetto del razzo, che magari se fosse applicato in un'epoca di emergenza, proprio per grandi difficoltà, io direi di sì, perché chiaramente siamo talmente messi male. Ma noi dobbiamo andare a prendere un istituto giuridico di una complessità spaventosa, che è stato studiato soltanto perché per mettere in condizione chi non ha i soldi per poter muovere la vita sociale e economica, introducendo un contratto che è complessissimo, perché è quadrilaterale, tra i due soggetti che compongono, né, lo Stato e poi l'ente che produce la cambiale sociale. Ma che se siamo impazziti? In un'epoca come questo, solo utilizzare il nome di cambiale sociale è sbagliato, perché psicologicamente già siamo in fase di crisi, dobbiamo andare. Però quello che c'è di bello, che ha detto Razzo, è che una soluzione bisogna anche trovarla, e una soluzione di carattere, diciamo, in momento di crisi, può capitare qualunque cosa. Per esempio, la Germania, l'esempio che ha fatto, la Germania l'ha fatta, ma era un'altra epoca. Ora siamo in un'epoca in cui le istituzioni finanziarie hanno preso il sopravvento. Non si può andare contro le istituzioni finanziarie attaccandole come se fosse una fortezza. Perché se tu fai così, dopo 5 secondi ti hanno sparato e sei morto. Tu devi essere più intelligente di loro. Devi utilizzare un cavallo di Troia. E guardate che il cavallo di Troia non è un qualche cosa che si dice così. È l'unico mezzo che consentiva ai greci di espugnare Troia. Non ce n'erano altri. E questa è la cambiale sociale. Io comunque questo articolo, per chi vuole, siccome è uno studio, sono a disposizione, ve lo posso inviare per email, c'è alcune copie ce le può dare, sono a disposizione chiunque mi vuole chiamare. Grazie a tutti. Giorgio. La cambiale sociale comunque attualmente adesso c'è lo check. Se anche è uno scontro giuridicamente funziona, Miro, si porta con la cambiale sociale. Non è. Miro, si può fare. Se come una moneta complementare, scusa. Ma lo check è una cambiata, è uno sconto giuridicamente che si comporta come una moneta complementare. Chiedi Orazio che quando parlo di check
i capelli diventano dritti ovunque. No, no, ma lo shake è come il Simek. È uno sconto e si comporta come un planetario, punto. Anche se lì dentro io sono l'unico planetarista, perché tutti fanno discorsi di volevo se bene, uno scambio, riconoscimento, solidarietà, tutte cazzate, ragazzi. Siamo schiavi della moneta, quindi vediamolo come uno sconto che si comporta come moneta complementare. Io sono l'unico planetarista lì dentro, quindi. Però è quello, è l'unico esempio attualmente che ha raccolto tutte le iniziative che c'erano in Italia, perché ora siamo un terzo, ci vuole raccolto De Simone che promuove il Demurrage e ci vuole lo Shack di Napoli, alla fine vince lo Shack di Napoli. Io ero all'inizio, per entrare nel civile, la volta ero presente a Monteforzio. È l'unico esempio, raccolto tutte le iniziative. Se parli di lì non te si sente. Vabbè, niente, basta, ho già quattro carte, ho finito, non devo dire altro. Volevo solo dire, c'è in Italia una moneta complementare? Sì. Chiudi e riapri. Ah sì. No, aspetta.